Ciao raga, sono Davide Saccani, classe di quinta A del liceo scientifico Giovanni Gandini e sono qua oggi per presentarvi la nostra lista, Amore come lista. Come tutti sappiamo, quest'anno è un anno difficile segnato dal coronavirus, ma noi ci siamo e siamo qui per fare il nostro meglio per migliorare la nostra scuola. Ciao! Ciao a tutti, sono Alessandro Gazzola di quinta B del Verri. Quest'anno ho deciso di candidarmi come rappresentante di istituto, innanzitutto perché purtroppo, come tutti sappiamo, questo è un anno difficile, però credo sia anche l'occasione giusta per metterci in gioco, provare a difendere la nostra scuola, cercando di migliorare quello che già c'è e di proporre, se possibile, qualcosa di innovativo. In secondo luogo, ho deciso di candidarmi come rappresentante di istituto anche per dare la possibilità agli studenti del Verri di avere un rappresentante. Infatti credo sia giusto che nella lista di istituto ci siano entrambi i rappresentanti sia del plesso del Verri che di quello del Gandini. Io vi parlerò di alcuni miglioramenti che si possono fare per il Verri e per il Gandini. Innanzitutto, come lista cercheremo di portare avanti il progetto della costruzione di una tettoia per le bici e per le moto sia al Verri che al Gandini. Sfruttando magari il fatto che adesso siamo in didattica a distanza, potremmo organizzarci per appunto iniziare i lavori e, sperando di tornare a scuola, di utilizzare proprio questo miglioramento. In secondo luogo, per quanto riguarda il Verri, cercheremo di risolvere in qualche modo la famosa questione delle finestre. Infatti è un progetto che per molti anni si è portato dietro il Verri e cercheremo di parlare magari più direttamente con la provincia, almeno per tamponare il problema e evitare il ripetersi della situazione di freddo che abbiamo vissuto per esempio ad ottobre. Invece per quanto riguarda il Gandini, cercheremo di portare a termine la ristrutturazione del campetto esterno. Infatti a maggior ragione quest'anno crediamo sia importante ristrutturarlo, da una parte perché se torneremo a scuola sarà possibile utilizzarlo per l'educazione fisica e garantendo anche il distanziamento sociale, dall'altra parte invece se la situazione migliorerà potremo utilizzarlo per delle serate o per delle altre iniziative che, se possibile, cercheremo di proporre. Ciao ragazzi, sono Pietro Vitaloni, quinta E del liceo Gandini a Verri. Nonostante il Covid, questa brutta epidemia, sta bloccando la nostra scuola, l'epidemia non riesce a bloccare le nostre idee e soprattutto noi vogliamo lavorare per rendere la scuola un posto migliore per noi ragazzi di quinta, per tutti i ragazzi che la stanno frequentando adesso e renderla un posto più accogliente per tutte le persone che verranno in futuro a frequentare la nostra scuola e a fare un percorso come l'abbiamo fatto noi. L'esperienza del Covid ci ha insegnato che possiamo lavorare anche da casa e possiamo farlo attraverso i mezzi tecnologici. Alcuni professori che ci sembravano arretrati tecnologicamente hanno dimostrato di saper essere competitivi dal punto di vista didattico proprio come lo siamo stati noi, proprio come lo sono stati i docenti e gli studenti più tecnologici. Allora abbiamo proposto di portare la tecnologia all'interno del nostro Gandini e del nostro Verri. Innanzitutto vogliamo potenziare le linee del wifi della scuola. Insomma, siamo stufi che tutte le volte che abbiamo bisogno del wifi per fare un lavoro non vada e dobbiamo ricorrere all'uso dei nostri giga personali, oppure che i professori non riescono a fare lezioni online da scuola e noi a casa non possiamo seguire. Inoltre siamo stufi di andare in giro per Lodi con delle cartelle pesanti e degli zaini pieni di libri. Insomma, dobbiamo cercare tutti di adottare un mezzo tecnologico che può essere un tablet o un computer, scaricarci sopra le versioni digitali dei libri e con quelli poi potremo fare dei lavori alternativi all'interno della scuola che possono servire sia come alternanza che come lavoro che può portare avanti il percorso dello studente all'università. È tutto un fattore di crescita che noi dobbiamo solo saper sfruttare. Inoltre vogliamo l'utilizzo dell'agenda del registro elettronico. Il nostro nuovo registro elettronico Classe Viva offre l'opportunità agli professori e agli studenti di dialogare sui giorni sui quali fissare le verifiche, in modo tale che i professori non sovrappongano tutte le interrogazioni e tutte le verifiche nello stesso periodo del mese e nello stesso periodo della settimana. Insomma, basta avere gente che bigia la scuola perché quel giorno ci sono 3 interrogazioni e una verifica. Aiutiamoci tutti in questo periodo di difficoltà per utilizzare questa agenda e rendere la vita agli studenti e ai professori più facili. Ciao, io sono Elisa Lupo Stanghellini della terza C del liceo classico Verri e anch'io faccio parte della lista Amore a prima lista. Quest'anno abbiamo intenzione di proporre nuovamente un vestiario Gandini Verri, ma oltre alle solite magliette, felpe o pantaloni della tuta
abbiamo intenzione di proporvi anche delle sacche di ginnastica. Ogni capo avrà su il logo della scuola, che sarà quello disegnato dallo studente vincitore del contest che proporremo in seguito. Inoltre abbiamo intenzione di rendere disponibili anche delle borracce della scuola che potrete utilizzare nei dispenser d'acqua che quest'anno sono disponibili sia al Gandini che al Verri. Inoltre, sperando di rientrare il prima possibile a scuola, abbiamo intenzione di allestire in ogni bagno femminile una tampon box di cui ogni ragazza potrà usufruire nel momento di necessità. Infine, vogliamo dare un maggiore spazio d'ascolto a tutti voi studenti, sia sulle nostre piattaforme social, dove potrete inviarci consigli o richieste, sia per quando torneremo a scuola, attraverso una cassetta fisica nella quale voi potrete mettere il vostro bigliettino con il vostro consiglio e che noi controlleremo settimanalmente. Ciao a tutti, sono Giacomo Belli, liceo scientifico Giovanni Gandini, quinta D di Amore a Prima Lista. Come l'anno scorso siamo andati a sentire varie attività della città di Lodi per riuscire ad ottenere convenzioni per noi studenti del liceo scientifico Gandini e per gli studenti del liceo classico del Verri. Per ora siamo riusciti ad avere accordi con la piadineria, con la gelateria nuova che è appena aperta in piazza, con il portico dei pensieri sempre in piazza e altre convenzioni di cui vi informeremo attraverso un post sulla nostra pagina Instagram Amore a Prima Lista. Inoltre abbiamo pensato di aprire un sito nel quale gli studenti di quinta avranno la possibilità, invece di andare a vendere i libri al libraccio, di vendere i libri direttamente a studenti più piccoli che hanno bisogno di determinati libri. Ciao, mi chiamo Ludovico Zucca di quinta D del liceo scientifico Gandini e sono candidato a rappresentante d'istituto per la lista Amore a Prima Lista. Delle tante idee che vogliamo proporre vi parlerò dell'alternanza scuola-lavoro, quindi riguarda di più il triennio, in quanto in questo periodo a causa della pandemia di Covid non si sono potuto svolgere alcune attività di alternanza scuola-lavoro, ne vogliamo proporre alcune, tra cui la raccolta di rifiuti in alcune zone della nostra città di Lodi, che possono essere ricompensate con ore di alternanza scuola-lavoro, oppure ripetizioni fatte da alcuni studenti del triennio a ragazzi del biennio aventi una media superiore a quella dell'8. Oppure vogliamo organizzare attraverso alcune società onlus delle attività di alternanza e ancora una riqualifica degli spazi verdi interni al Gandini e al Verri, ancora pagate attraverso le ore di alternanza scuola-lavoro. Inoltre vorremmo riuscire a ritornare a scuola anche al pomeriggio e quindi cercare di organizzare delle attività che potranno essere svolte a scuola nel pomeriggio appunto, e aggiungere anche un bidone per la raccolta tappi che verrà gestita da una società, e perché come sappiamo i tappi non sono appunto molte volte riciclabili e quindi verranno poi riciclati. Grazie. Vogliamo reintrodurre il mese della cultura, quindi anche quest'anno ogni classe sceglierà un tema a piacere e in un mese lo dovranno approfondire insieme a un prof scelto, e potranno coinvolgere relatori esterni oppure guardare anche diversi film. E inoltre per le quinte abbiamo chiesto alla preside di cercare di concedere a queste classi un'ultima gita anche solo in Italia e di diversi giorni. Sempre per le quinte abbiamo cercato di fare un percorso di orientamento in uscita coinvolgendo ex alunni e professori che attraverso Google Meet potranno spiegare le loro esperienze. Ciao a tutti, sono Camilla Bignami di Quinta PC del liceo Verri di Lodi e faccio anche parte della lista Amore a Prima Lista. Fra le tante idee abbiamo pensato anche a quella delle giornate a tema, dove in caso si continuasse la didattica a distanza, se vorrete ci potrete mandare delle fotografie in queste giornate dove vi potrete mostrare, non so, vestiti in qualche maniera un po' bizzarro, comunque in base al tema della giornata. Invece, se si potrà tornare in presenza, sempre se vorrete, potrete venire vestiti in base al tema della giornata. E in entrambi i casi posteremo le foto sui diversi profili social della scuola. Sempre in questo ambito abbiamo pensato anche di
creare un contest, ovvero il Gandini Verri's Got Talent, dove voi ci potrete, se vorrete, mandare dei video in cui potete fare qualsiasi cosa, dal canto al ballo alla recitazione, qualsiasi cosa, e la giuria sarà appunto composta da tutti i componenti della lista e attraverso sondaggi potremo decretare un vincitore. Ciao a tutti, sono Stefano Passerini, quinta A del Liceo Scientifico Giovanni Gandini, e vi parlerò dell'aspetto artistico della nostra lista. Come tutti gli anni ci sarà il concorso per il logo della scuola. Il logo più votato sarà usato per il merchandising dei nostri istituti. Inoltre abbiamo pensato di creare un concorso di pittura in cui siete liberi di partecipare, chiunque può parteciparvi. E i 5 più votati di questo concorso avranno la possibilità, insieme a un professore, di creare un murales su una parete del Liceo Scientifico Giovanni Gandini.